propongono di ritornare a pagamento per entrare al carnevale. Che cosa ne pensate? Magari anche per risalvare poi le manifestazioni estive. Io sinceramente non vado mai al carnevale. Non so cosa dirvi. Evidentemente avranno i loro motivi se vogliono far pagare. Secondo lei invece è giusto far pagare ad esempio un euro per poi salvare le manifestazioni estive? No, assolutamente. Penso che se mettessero di nuovo l'ingresso perderebbero molta della gente che partecipa al carnevale. Una volta si pagava anche di più, fa ridere. Quindi si potrebbe fare? Si potrebbe fare, sì. No, no. Mi sembra più bello così, più spontaneo. Quindi ad ingresso libero? Sì, ingresso libero. Direi di sì. Sì, perché un euro è una cifra simbolica, no? È un obolo e quindi data la finalità sono d'accordo. Insomma. Il carnevale lo conoscete? Sì, certo. Una volta era a pagamento, adesso invece negli ultimi anni è ritornato ad ingresso libero. Che cosa ne pensate? A pagamento oppure no? No, sarebbe meglio gratis di entrare, l'è entrata meglio. Sì. Quindi rimanere così? Sì. Anche se non siete italiane, ecco, amate il carnevale di Fano, vi piace la manifestazione? Certo, come? Tutte le domeniche siamo a vedere la sfilata, sì sì. Ma io per me anche due. Sarebbe bello perché il carnevale estivo è bello, mi piace. Quindi meglio un piccolo contributo, sì, da parte di tutti. Io non sono di Fano, però il carnevale vengo. Non è che sono di Fano, sono della zona, ma non è che è proprio fanese. Però mi piace. Sarebbe un'iniziativa, sì, praticamente ottima. Di, sì. Cioè, adesso tu per tu così bisogna pensarci un pochino su, ma tanto sarebbe giusto. Perché la spesa è minimo, un euro, voglio dire, non è che tutti lo possono dare. E per loro un euro vuol dire tanto. Gratuito. Se il contributo fosse di un euro per poi salvare manifestazioni estive con questi fondi? Ok, si può fare. Fano era famosa per il carnevale fanese, così tanti altri eventi che Fano proponeva. Ritornare come prima sarebbe bello. Io penso che farebbe meglio a far pagare un euro. Quindi lei dice che poco, insomma, quasi tutti riuscirebbero a contribuire. È meglio del gratis. L'ho visto in televisione domenica scorsa e beh, adesso con i tempi che ci sono meglio se è gratis. Certo, fa molto bene, sì sì. Infatti io avevo pensato, dico, come sarà che non, almeno un euro dovrebbero far pagare con tutta la gente che arriva, anche per quelli del carnevale. Te però non sei andata. Scusa. Signora, non c'è andata domenica. Ci andrà domenica però. Sono passata, sì, di passaggio. Andavo alla messa, neanche ho visto i carri veramente. Io penso che un euro è proprio poco. Il carnevale per me deve essere come una volta a pagamento e poi quelli più bravi saltano sui muri e entrano gratis. Perché era un gioco che facevamo da ragazzi, era proprio quello lì. La Villa dei Montanari camminavi sopra il muro perché c'aveva metà muro fuori dal carnevale e metà muro dentro le transenne. E allora poi ci si prendeva in giro tutto l'anno, se uno entrava pagando veniva additato. Però il carnevale, come quando ero ragazzo io, negli anni 70, fine 60, era a pagamento. Secondo me dovrebbe tornare a pagamento. Invece sulle polemiche che sono nate in questi giorni con magari un oggetto poco abbondante o carri rivisti, che cosa ne pensa? Si fa quel che si può. Io poi domenica sarò sul carro a tirare le cioccolate. Buon carnevale. Grazie, buon carnevale a tutti voi e a tutti i fanesi.